Ieri è stata una giornata abbastanza intensa, prima la giunta dell'Unione dei Comuni che ha fissato la data del 13 per il prossimo Consiglio dell'Unione, poi il Consiglio Comunale importante in videoconferenza, la prima volta nella storia della città di Vallefoglia e diciamo un consiglio in cui abbiamo affidato ad ASPES la gestione dei servizi di disinfestazione del territorio nel periodo estivo e disinfestazione in generale, e poi di affidamento della gestione per questa legislatura della manutenzione dei parchi, dei giardini, del verde, della potatura delle piante, dei cimiteri e poi diciamo delle variazioni di bilancio, dove abbiamo diciamo introitato delle risorse per la ristrutturazione del teatro di Sant'Angelo dell'Isola per 160.000 euro, 20.000 euro per il Museo Perticari, sempre alla Chiesa Sant'Egidio e Sant'Angelo dell'Isola, circa 90.000 euro per la sistemazione di alcuni movimenti franosi al campo sportivo di Sant'Angelo dell'Isola e poi diciamo quasi 120.000 euro del fondo della Regione che ringraziamo per e la fusione dei comuni, quindi abbiamo avuto circa 30.000 euro dallo Stato per diciamo la sanificazione della vicenda della pandemia. C'è stato in questi ultimi 15 giorni un forte contenimento dei decessi, c'è stato un forte contenimento dei ricoveri ospedalieri. Occorre ovviamente non abbassare la guardia. Il prossimo Consiglio Comunale sarà verso la fine di maggio e il Consiglio Comunale, dato che hanno spostato anche i termini per il consuntivo del 2019, entro la fine di maggio, l'unione si terrà il mercoledì 13.